eccoci ad una nuova puntata con la trasmissione In Salute. Oggi parleremo in particolare di tecnologia, come può arrivare sempre di più, essere sempre di più d'aiuto alle persone, soprattutto la loro salute. Ospite in studio è il dottor Ugo Riba, amministratore unico, o come dicevamo prima, presidente da un senso ancora diverso, anche se amministratore unico comprende anche questa figura, del gruppo CDMU. Leggendo nel vostro sito abbiamo scoperto che da voi esiste una nuova tecnologia molto sofisticata che si chiama elastosonografia. Io stessa sono rimasta impressionata perché non sapevo di che cosa si trattasse. Dottor Riba, che cos'è l'elastosonografia? Allora, l'elastosonografia è un mezzo diagnostico che utilizza gli ultrasuoni, quindi l'ecografia, e che valuta la elasticità dei tessuti. L'elasticità dei tessuti è proporzionale prevalentemente al grado di fibrosi dei tessuti, ossia di tessuto connettivo, di fibre connettivali, e è tipica questa fibrosi dei processi infiammatori cronici o di certe malattie croniche, come ad esempio i tumori stessi. Quindi quali sono gli organi e poi le patologie interessate a questa indagine diagnostica? Allora, l'elastosonografia è nata qualche anno fa, più di 10 anni fa, in Francia, ed è stata applicata in primo luogo al fegato per lo studio delle fibrosi post-epatite, cioè dei vari passaggi che dall'epatite, soprattutto l'epatite C, ma anche l'epatite B, portano alla cirrosi epatica. All'inizio si era un po' scettici su questa tecnologia, poi ci si è resi conto che è una tecnologia di estrema importanza e di estrema utilità. Le moderne macchine che eseguono queste valutazioni, mentre la prima macchina, quella appunto che ha esordito in Francia, che è stata la capostipite di questa tecnologia, era una macchina cieca, cioè non vedeva l'organo che doveva studiare, ma veniva fatto applicato sulla superficie cutanea, come una qualunque ecografia, però alla cieca. Adesso questi sistemi sono integrati negli ecografi naturalmente di fascia superiore, quelli tecnologicamente più avanzati, e permettono di fare delle valutazioni estremamente precise. Quindi quali sono i vantaggi rispetto a una metodica tradizionale? Allora, non sono alternativi alla metodica tradizionale, ma affinano la diagnosi delle metodiche tradizionali. Ora le do qualche cifra. Allora, si pensi che è stato valutato che nel mondo circa 1 miliardo di persone ha una patologia epatica. Le statistiche dicono che circa 550 milioni di persone al mondo abbiano un'epatopatia cronica post-epatitica, circa 400 milioni ha una patologia epatica cronica che deriva dalla steatosi epatica. La steatosi epatica pare che ce l'abbiamo tutti dopo una certa età, ma non è così. Fino a poco tempo fa si diceva la steatosi è una cosa normale, poi i gastroenterologi stanno vedendo che non è così normale, e circa un 65-67 milioni di persone che hanno delle epatiti alcoliche, quindi all'incirca 1 miliardo di persone. Ci si è resi conto che attraverso l'elastosonografia si possono individuare dei danni epatici in maniera estremamente precoce, in una fase in cui anche gli enzimi epatici stessi, cioè altri marker di sofferenza epatica, non sono ancora significativi e non manifestano ancora la malattia. Ma tutte le persone possono, cioè tutte le persone affette da determinate patologie possono effettuare questo esame? Ma questo è un esame che noi per primi, devo dire, per primi in Italia, abbiamo proposto veramente a tutti, ma senza neanche farlo pagare. Cioè noi abbiamo cominciato nell'istituto esclusivamente privato, cioè l'istituto CDMU, il primo nato qui a Torino, l'abbiamo esteso a tutti gli altri nostri istituti, ormai è 1 anno e mezzo che facciamo questo, e lo facciamo praticamente a tutti per dare delle informazioni anche di partenza al medico inviante, di partenza che possa monitorare nel tempo la situazione del fegato di quel soggetto. Ma è un plus, è un di più che in questo caso la persona che è affetta va dal suo medico di famiglia, gli fa fare degli accertamenti, scopre di avere un problema epatico e si rivolge poi da voi.
Sì. Con allora, mi spieghi allora, questo. Ci sono due evenienze. O il medico sa già che il paziente ha un'epatite e allora vuol monitorare la situazione dell'epatite e richiede l'elastosonografia, quindi si fanno tutte le valutazioni, comprese l'elastosonografia. Oppure un qualunque paziente viene in uno dei nostri istituti e fa un'ecografia dell'addome superiore e inferiore, come viene fatto normalmente. Noi a tutti comunque facciamo questa valutazione. È un vantaggio per È un vantaggio per gli utenti, perché ne sanno un po' di più. La cosa interessante è che praticando questa diagnostica così a tappeto, stiamo individuando un certo numero di patologie misconosciute e non note ai pazienti e neanche ai medici, che possono essere potenzialmente molto dannose per il soggetto. Questo in alcune fasce di popolazione, per esempio in chi usa in maniera un po' sconsiderata vari integratori di vario genere, di dubbia provenienza, eccetera, e che è convinto della bontà di questi integratori, oppure in sportivi che utilizzano anche lì sostanze per, quindi soggetti giovani. O anche meno giovani, ma che comunque si danno allo sport e che vogliono potenziare le loro, migliorare le loro la performance. Insomma, stanno venendo fuori delle situazioni che tra l'altro è importante segnalare, è importante individuare, perché nella maggior parte dei casi queste situazioni guariscono esclusivamente evitando quelle sostanze o semplicemente sapendo in fase precoce che quelle sostanze stanno facendo dei danni. Quindi non è soltanto un elemento diagnostico in più che apparentemente è fine a se stesso, ma è potenzialmente un mezzo potentissimo per ridurre la spesa sanitaria, perché c'è una fascia di individui che altrimenti andrebbe incontro a dei danni potenzialmente irreversibili. Un telespettatore ci scrive: ma è un esame invasivo? No, è un'ecografia. Quindi Con l'ecografia, è semplicemente una parte, è un software particolare delle macchine ecografiche. Quindi lei mi ha già anche spiegato come viene effettuato, la persona non ha nessun tipo di problema facendo un esame ecografico. Sì, sono ultrasuoni, perché si tratta di ultrasuoni, quindi non c'è alcun tipo di problema dal punto di vista della invasività. E questa è una richiesta che viene fatta spesso dagli utenti? È un esame qui? No, mi dice. Non è noto, non è noto. Le dico, noi siamo partiti da un anno e mezzo, ma il fatto che non sia noto non è colpa ovviamente dei medici. Lei pensi che soltanto quest'anno, 2015, novembre 2015, al congresso mondiale dei radiologi, che si tiene ogni anno a Chicago ed è il luogo dove tutte le novità tecnologiche eccetera vengono presentate al mondo, quest'anno l'80% di tutte le comunicazioni e i lavori scientifici fatti nell'ambito degli ultrasuoni hanno riguardato l'elastosonografia, ma è la prima volta che succede. Quindi diciamo che siamo in una situazione up to date proprio più che mai. Adesso una domanda che non... Allora, ma le strutture pubbliche non hanno questo tipo di tecnologia? Qualche struttura pubblica ce l'ha. Hanno il vecchio strumento. La vecchia macchina francese, perché era quella di cui non potevano fare a meno. Mi risulta che grandi ospedali, quindi alle Molinette, tanto per parlare di Torino, c'è. All'Amedeo di Savoia, visto che trattano pazienti epatitici, c'è. Non c'è in nessun altro ospedale, non c'è in nessun'altra struttura privata. Cioè, nel senso, io provengo da una zona di provincia, vengo dal Lago Maggiore, infatti è la prima volta che io sentivo parlare di questo tipo di apparecchiatura. Lei pensi che a Milano non esiste? Milano, che pure è la capitale d'Italia per tante europea, cose importanti, diciamo. È una capitale europea, non mi risulta che ci sia, se non in qualche istituto, ma voglio dire, senza accesso al pubblico, cioè il pubblico in questo momento a Milano, che richiede un'ecografia standard del fegato o comunque dell'addome, non troverebbe una struttura, se non la nostra, che esegue questo tipo di prestazione. Colpisce molto questo fatto, perché è comunque un vantaggio indubbiamente per il cittadino e per la sua salute, e il fatto di non poterne disporre
obiettivamente lascia un po' perplessi. Sì, relativamente, nel senso che è una tecnologia molto nuova, veramente molto nuova. Poche aziende, ma delle grandi aziende che producono apparecchiature medicali, ce l'hanno come tecnologia, sono due o tre che ce l'hanno in maniera attendibile, quindi approvata dall'FDA americano, che è un ente che certifica queste, un po' tutte le tecnologie, molti farmaci, eccetera. E questo sta semplicemente a significare che siamo in una fase molto precoce, no, di questa, dell'applicazione di questa tecnologia, che sicuramente nei prossimi anni troverà una larghissima diffusione e un larghissimo impiego. Dottor Riba, la ringrazio per essere stato con noi e ci auguriamo quindi che la tecnologia sia sempre più a servizio delle persone, ma soprattutto tecnologie come queste possono essere messe a disposizione delle persone, sempre per garantire una qualità di vita migliore e la salute, che è uno dei beni, penso, primari per ognuno di noi. Ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e li invito a una prossima puntata. Grazie e arrivederci.